Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Pierangelo Amodeo del mio canale Dattoadal 2.0 e vi ricordo per chi ancora non si fosse iscritto di iscrivervi al mio canale, di lasciare anche like se volete. Intanto ci tenevo anche a fare un altro vlog, però stavolta vlog di un gioco che ho scaricato adesso. Che si chiama appunto Bowling Crew. Questo ovviamente per fare riferimento a quello che ho passato oggi, stamattina, che sono andato a bowling la favorita, che si trova in Via del Fante Palermo. Lì, insomma, come vi ho detto in quel video, dove ci sono quei leoni là e cancello, si va a finire a Capocalle e poi a Mondello, quindi nelle vicinanze, insomma, verso Mondello. Inoltre ho visto lo stadio Renzo Barbera e altre cose che c'erano da vedere, le vie, insomma, le ho dette. Comunque, iniziamo questo gioco. Eccolo qua. Connessione a server di gioco. Ed eccolo qua che si è avviato. Benvenuto, prima facciamo un po' di pratica, tocca per continuare. Ok. Allora, per far ruotare la palla dritta, prova a mirare più vicino al centro del controllo dell'effetto. Tira! Ecco fatto! Strike! Bene, adesso proviamo altre tecniche avanzate. Allora, sempre. Ok, allora. Per far sì che, insomma, la palla va a finire in quel birillo, bisogna prendere bene la mira. Quindi, ok, 1, 2 e 3. Allora, forse non si era preso, comunque facciamo così e poi così. No, di nuovo. Ok. Dunque. Quindi. Allora. Quindi prima prendiamo la posizione, poi così e poi va così. No, non si è preso. Allora. Due. Evviva! Sì! Ok, tocca per continuare. Ok. Comunque, per chi lo sapesse, è un gioco del bowling, un semplice gioco del bowling. Allora, gioca, gioca. Vediamo contro chi sono. Sophie. Perfetto. Cominciamo bene. Jack Rabbit Pins. Wow. Ok, allora io scelgo la rossa che è il mio colore preferito, quindi in teoria farei così e poi così. Cavolo. Comunque, un bel po' di punti. Split. Ok, vediamo. Ho sempre il mio turno, bene. Perché come ho fatto poi al bowling,
Avevo due opportunità per tirare, ecco, due volte. Adesso tocca alla mia avversaria. Mamma mia. Oh mio Dio. Ah, beh, ma... Insomma. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, allora scelgo questo di qui. Vai, 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 vai. Ok, vai, sì. E sono 17 punti. Yeah. Scelgo questa di qui. Vai, 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 vai. No, oddio mio. Vabbè, 17. Mi torno dall'avversario. Ok. Ok, no, 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 no,
insomma. Ok, mi per due birille, mamma mia. Ok, è il mio turno. Quindi in questo caso vado a scegliere questa di qui. Ok. E sono a 26 punti. Ok, scelgo la rossa. Allora, in questo caso quella che ci sono di lato sono una specie di barriere. Insomma, barriere o no? Ok, perfetto. 27. A me tocca. Allora, quindi scelgo questa e tiro in questo modo. E ho fatto strike. Vai. Godo. Buco. Non lo so che si vuol dire, però. Oh no, Dio mio! Ti prego, signore mio! Ti prego! Ah! Dio mio, Dio mio, Dio mio, Dio mio, Dio mio! Ma che è? A parlare male? Ha scelto, boh. Jack Rabbit Pins, bel nome ancora, e mi fa che è Ugo Nigio, Bugs Bunny, Kong. Vai, caccia la palla. Vai, e ho vinto! Sì! Valigetta speciale, alla lobby. Ok, certo. Allora, non mi interessa. Inizia. Ok, manciata di chip. Chip chip. Vichingo.
Insomma, questo era un po' per ripassare un po' quello che ho fatto oggi a bowling, la favorita. Quindi un gioco che potreste scaricare anche tutti voi, tutti quelli che mi seguono, dagli iscritti, anche tutti, forse. Comunque, una cosa che c'è da dire. Quando bisogna tirare la palla, si mettono le tre dita, quindi pollice, il medio e l'anulare. Poi, insomma, non deve passare nelle cose nere, quindi, perché sennò il punto vale 0, mentre se la palla va a colpire i birilli, allora c'è punto. Ok? E in questo caso vince ovviamente chi ha fatto più punti e quindi la palla ovviamente se va a finire cioè se ha colpito i birilli poi ritorna da dove lo si è colpito, ecco, da dove è andata a finire quando abbiamo colpito la palla verso i birilli, quindi torna al suo punto di partenza e quindi cioè nel senso che ritorna lì dove sono custodite le palle, che poi serviranno a cacciare di nuovo quelle palle, ma non le palle di Natale, ma le palle con i tre buchi. E con questo vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.